E con un'iniziativa a Prato nella sede direzionale di CNA Toscana Centro, che la Regione Toscana ha presentato la terza e ultima fase del piano lavoro sicuro, che sarà avviata a aprile. Per il piano, lanciato dopo il rogo nel dicembre 2013 alla Teresa Moda che costò la vita a 7 operai cinesi, dal settembre 2014 sono stati effettuati quasi 12.000 controlli in aziende, con una tendenza alla regolarizzazione passata da poco più del 20% nel 2014 al 65,8% nel 2019. Un contributo importante lo ha dato e continuerà a darlo CNA World China, il primo e sinora unico raggruppamento di imprese cinesi portavoce della legalità. Lo Stato non può mai intervenire solo con l'aspetto, con i controlli e con la repressione, deve anche poi offrire a tutti coloro che intendono mettersi in regola l'opportunità, la possibilità di assumersi responsabilità consapevolmente, e in questo senso credo che bisogna fare uno sforzo per aiutare queste situazioni, come sta facendo peraltro bene la CNA, che fin dall'inizio è sempre stata secondo me su una posizione più che corretta intorno a questi temi. La terza parte del piano cosa prevede? Ma prevede fondamentalmente due cose: un ulteriore affinamento dei parametri ispettivi accompagnando questa attività di controllo verso una fase ordinaria, e seconda cosa, un'estensione dei controlli anche alle fasce, diciamo, un pochino più problematiche, quindi quali quelle serali, notturne o festive, nell'intento di andare a stanare anche chi magari ha pensato in qualche modo di adattarsi per fare il furbo. La partita vera sarà di un salto di qualità culturale per quanto riguarda tutta la problematica legata alla legalità e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ecco, solo così noi riusciremo veramente a ottenere risultati concreti e duraturi. Come CNA Toscana Centro abbiamo attivato uno sportello in via Zarini dove le imprese legate a World China potranno avere tutte le informazioni sulle modalità di questa nuova fase, e dove potranno essere anche attivati dei tutoraggi con dei mediatori culturali, con delle traduzioni, in modo da essere proprio ancora più vicini a tutta la comunità cinese. Con CNA World China che lavoro state portando avanti sul fronte della sicurezza? Noi abbiamo colloquiati in inglese e cinese, una parte collaborazione con la ASL, con il progetto della istituzionale, un'altra parte usano piattaforma della CNA, diciamo 300 gradi si danno informazioni per capire come deve fare. E poi noi seguiamo anche il controllo della noi interno da sé,